e mezza ho già con gli sci ai piedi. Ho risalito la montagna, ho fatto una discesa, ho fatto un'altra salita e mi apprestavo all'ultima discesa prima di arrivare a casa. A metà discesa sono partito in una caduta per me molto lunga e a testa in giù. Giorgio De Bona, sci alpinista esperto, è finito in un dirupo a un passo dalla morte, aggrappato solo alla speranza. Ha trascorso un'intera notte al buio e al freddo sulle montagne bellunesi. Sei caduto e sei finito in una buca di circa 30 metri. Sì, prima ho visto le rocce dopo un cumulo di neve e infine è diventato buio e continuavo a cadere. Alzava gli occhi verso l'unico pezzo di cielo che riusciva a scorgere, guardava la luna e provava a muovere le gambe. Voleva salvarsi ad ogni costo, ha usato tutte le sue forze. A me interessava vedere il cielo perché anche se fossi rimasto prigioniero avrei avuto una possibilità di essere visto dai soccorritori. Sono riuscito a mettere la mano oltre il cornicione, aiutandomi anche con i denti, e sono riuscito a tirarmi fuori dalla prima parte di questo abisso. Allora, non so se avete compreso bene, lui è di fatto sprofondato in un crepaccio, in una buca profonda 30 metri. Come ha fatto a sopravvivere Filomena Leone? È davvero qualcosa di miracoloso. Abbiamo cominciato oggi con questa bella notizia, abbiamo sentito il suo racconto. Adesso come sta? Sì, Alberto, è proprio una storia a lieto fine. Adesso Giorgio sta bene sia fisicamente sia mentalmente, molto tranquillo dopo 2 giorni di accertamenti che ha fatto in ospedale. Ieri è tornato finalmente a casa ed ha potuto abbracciare anche i suoi figli e sua moglie. Ha un dolore alla spalla sinistra, non riesce a muoverla benissimo, ha un dolore alle gambe e ha anche delle scoriazioni un po' su tutto il corpo, ma questo ci dice è veramente poca cosa rispetto a quello che mi poteva succedere, quanto ci ha detto stamattina Giorgio Alberto, e il pensiero della famiglia lo ha tenuto in vita. Filomena, colpisce in qualche maniera, oltre l'evento miracoloso, si è salvato, ma si è salvato perché ha avuto i nervi saldi, ha impostato la sveglia del telefono, addirittura mandava dei messaggi che però a sua moglie, che lei non poteva ricevere perché non c'era segnale. Sì, esatto, Alberto si è salvato grazie a una resistenza fisica e mentale. Ha provato più di una volta a mandare dei messaggi a sua moglie. Il primo è stato quello relativo alla posizione in cui si trovava, sperando che qualcuno potesse appunto cercarlo. E poi ha mandato anche dei messaggi. C'era anche un messaggio da Dio perché lui ha detto: ho messo in conto qualsiasi possibilità, anche quella di non farcela, anche se in cuor mio ho sempre pensato di poter sopravvivere. Come dicevi tu, Alberto ha puntato la sveglia Ecco. sul telefono perché il telefono non prendeva, non c'era alcuna copertura e quindi questi messaggi la moglie non li ha ricevuti se non dopo che è stato salvato, quindi dopo le 25 ore da quando è stato disperso. 25 ore a una profondità di 30 metri, quasi immobile, è riuscito con la forza di volontà a sopravvivere. Ancora sentiamo da Giorgio come ha fatto a farcela. Guardate. In che modo sei riuscito a salvarti? Ho impostato la sveglia ogni mezz'ora per non addormentarmi sul cellulare. Almeno a quello serviva. Non serviva a chiamare, ma almeno serviva a quello. Avevo mangiato un po' di neve, ma solo per cambiarmi il gusto secco che avevo in gola. Sono allenato anche a non mangiare e a non bere. Quindi quello non era il problema principale era proprio farsi trovare in qualche modo, farsi vedere. Io dovevo resistere e loro dovevano essere caparbi nella ricerca e ci siamo riusciti entrambi. Quando ho incrociato gli sguardi del pilota e del soccorritore che mi indicava, ho detto beh, è finita ed ero serenissimo. Quindi hai provato a mandare anche dei messaggi a tua moglie? sì, dovevo pensare ad ogni eventualità, quindi anche all'eventualità di rimanersi e morire là. Annalisa, ore di angoscia.
Tantissimo, disperazione proprio, veramente. Ho passato dei momenti terribili. Lui mi ha scritto che grazie ai figli e pensando a me gli abbiamo dato la forza per risalire da questa oscurità e che poi ci aveva preparato al peggio.